Ciao a tutti, sono Irene e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto in giro per New York City. Dal momento che siamo già qui, partiamo dall'Empire State Building. Prima di arrivare ai piani alti, si passa tramite una specie di museo, nel quale si possono ammirare tutte le diverse trasformazioni che sono avvenute negli anni nella zona. E come potete vedere da questo video, ci hanno messo praticamente un anno per costruire tutto il palazzo. Una volta arrivati in cima si può ammirare la città dall'alto, da più angolazioni ovviamente si può girare attorno a 360 gradi. Se si vuole si può salire ancora più in alto, c'è una differenza di circa 5-6 piani, ma la vista alla fine è sempre la stessa. Questo parco vicino a Times Square, dove durante l'ora di pranzo si ritrovano tutte le persone che lavorano nella zona. Durante l'estate poi fanno anche il cinema all'aperto e invece d'inverno mettono una pista per il pattinaggio sul ghiaccio. E siamo a Times Square, casa di tutti gli spettacoli di Broadway. Le luci sono vive e attive tutto il giorno, c'è sempre tantissima gente e anche la vista notturna non delude. Se Broadway non fa per voi, c'è sempre la possibilità di andare al Met e assistere a un'opera. E passiamo sulla Fifth Avenue. Una delle cose sicuramente da vedere è il New York Public Library. Era la prima volta anche per me che entravo in questa library. È molto ampia, ci sono molti studenti, è aperta al pubblico, non si deve pagare per entrare e vale la pena fare un giretto. Continuando sulla Fifth si arriva a Rockefeller Center. Le luci non vi devono trarre in inganno, ci sono sempre indipendentemente che sia Natale oppure no. E la pista anche da pattinaggio è per pattinaggio con le rotelle nei mesi estivi e pattinaggio sul ghiaccio durante l'inverno. E se si vuole si può visitare il Rockefeller Center come l'Empire State Building. Cosa interessante nella zona è vedere la dicotomia tra i palazzi nuovi e le chiese antiche. Sempre vicino a Rockefeller Center si possono vedere gli studi anche della NBC, che è un'ente televisiva, e il Radio City Music Hall, dove fanno concerti e gli spettacoli di Natale con le rockette. E veniamo ad una delle stazioni più grandi di New York. Ce ne sono due, Grand Central Station e Penn Station. Sicuramente vale la pena di visitare Grand Central Station, soprattutto se come me siete cresciuti guardando Gossip Girl. Scena iniziale dove Serena van der Woodsen arriva a Grand Central è una scena che rimarrà nella storia. E passiamo a Chelsea Market, questo mercato al coperto, che un mercato poi non è un posto dove si fa shopping, si possono fare acquisti e si mangia. Esiste un mercato di questo genere in ogni grande città, si può trovare anche a Boston, a Philadelphia, a Baltimora. Sono molto caratteristici perché appunto, come ho detto, sono tutti al chiuso e visitabili durante tutto l'anno. Lì vicino poi ci sono i porti che stanno rinnovando sempre di più. Infatti la Little Island, l'ultima volta che ho visitato New York, non c'era ancora. La trovo una struttura molto interessante sia da visitare che anche visiva. Per mantenere l'appeal della città costruiscono sempre cose nuove e si possono trovare sempre nuovi grattacieli, anche come ad esempio questi due grattacieli che stanno costruendo e quello dietro che ha questa piattaforma che si può pure visitare, si può vedere tutta la città dall'alto. Proprio di fronte al Pier Little Island si trova la High Line, questa che è una sopraelevata con i binari vecchi del treno ed è diventata tutta una lunga passeggiata. È un bel tratto a piedi, si parte appunto dal pier
con Little Island e si può arrivare fino alla 36esima, 34esima circa. Da notare anche i bellissimi palazzi che si possono vedere nel frattempo, si può anche vedere dentro casa, a dir la verità. E poi arriviamo all'alveare, questa nuova struttura creata qualche anno fa che sfortunatamente non era visitabile il giorno che sono andata. Come abbiamo già detto per il mercato al coperto, la stessa cosa vale per Chinatown e Little Italy. In ogni città se ne possono trovare una e sono sempre molto caratteristiche. Da provare se si passa in qualsiasi Chinatown è il bubble tea o il boba tea. Non ho sperimentato se effettivamente la Little Italy di New York avesse persone italiane o solamente italoamericani che lavorano e vivono qui. Lì vicino poi si può ammirare il ponte di Brooklyn, si può attraversare tutto a piedi. In passato la zona pedonale e la zona ciclistica erano un tutt'uno e succedevano spesso incidenti, soprattutto perché essendo così affollata di turisti era impossibile per i ciclisti passare. Una volta arrivati dall'altra parte del ponte, quindi nella zona di Brooklyn, si può ammirare tutta la città. Storica è la giostra che si trova a Dumbo con i cavalli, che negli ultimi anni è stata racchiusa dentro questa struttura per essere maggiormente protetta. Tornando a Manhattan e spostandoci verso sud, a Fulton Street e Wall Street si può ammirare questa nuova struttura. Infatti questa struttura, che è una stazione, rappresenta le ali di una colomba e ospita al suo interno una serie di ristoranti, negozi, ma è anche la stazione che fa sì che la metro connetta l'isola di Manhattan con il New Jersey. Lì vicino poi, se si vuole, si può andare a visitare il World Trade Center. Palazzo molto alto, probabilmente più alto dell'Empire State Building, dove si può ammirare tutta la città. Lì vicino poi si trovano anche le fontane dove prima dell'11 settembre si trovavano le torri gemelle. Devo ammettere che questa zona fa venire un po' i brividi e anche un po' di tristezza. Proseguendo si arriva a Wall Street. La cosa caratteristica di questo posto, nonostante appunto il palazzo dove vengono gestite tutte le azioni, è il toro. Altra cosa tipica di New York è Flatiron, questo edificio molto alto e molto stretto che sfortunatamente quando ho visitato io era ricoperto dall'impalcatura. Proseguendo verso sud si arriva a Union Square, dove in determinati giorni della settimana si può anche acquistare prodotti al mercato. Spostandoci un po' più a sud si arriva a Washington Square, questa piazza che vede attorno a sé il Village ma anche l'NYU, che è la New York University, una delle più famose università in America. E è una zona molto interessante da visitare soprattutto di sera perché si riempie di gente e poi si possono trovare anche i giocatori di scacchi che vi invitano a giocare anche se non lo sapete fare. Il Village è la zona dei ristorantini, è la zona dove gli edifici sono bassi e sono più vecchi e non si trovano necessariamente palazzoni. È una zona molto interessante da visitare di sera, anche questa, quando è giorno di spazzatura si può ammirare e anche annusare la spazzatura per strada e non è proprio una bella cosa.
Un museo interessante da visitare è l'Intrepid, questa enorme nave che è una portaerei praticamente e all'interno della quale si possono ammirare ancora alcuni aerei che vennero usati durante le diverse guerre. Una cosa che in pochi sanno è che Gramercy Park è l'unico parchetto a New York City ad essere privato. Infatti per entrare si ha bisogno della chiave e questa ce l'hanno solamente i palazzi che affacciano su Gramercy Park. Parlando invece di parchi grandi e pubblici, si arriva a Central Park. Ad aprire la pista Central Park c'è Columbus Circle, che è praticamente una rotonda con al suo interno la statua di Colombo. Central Park è molto grande ed è un polmone verde all'interno della città, strutturato a tavolino, e ci sono diverse cose interessanti da visitare al suo interno. Appena fuori da Central Park si può andare a visitare anche il Guggenheim Museum. La cosa interessantissima di questo museo è la sua struttura, perché è praticamente fatto tutto a chiocciola e si può percorrere sia in salita che in discesa. Al suo interno si trovano opere soprattutto moderne, o perlomeno a partire dal Novecento in poi. Devo ammettere che molte volte ho dovuto usare la fantasia per riuscire a capire determinati quadri. E come poteva non mancare la Statua della Libertà? Questa sta in un'altra isola, quindi si deve prendere una barca che vi porterà su l'isola della Statua della Libertà. C'è anche un museo molto interessante che vi racconta tutta la storia della Statua della Libertà e vi fa vedere anche tutte le diverse trasformazioni. Questa bellissima torcia è una di quelle precedenti e la faccia qua è a grandezza naturale. Dopo essere stati alla Statua della Libertà, la barca vi porterà ad Ellis Island. Ellis Island era il primo porto nel quale si arrivava come immigrati. Alcune volte si doveva rimanere lì anche parecchi giorni prima di essere ammessi all'interno della città. Ed è molto suggestiva, soprattutto se avete dei nonni o dei bisnonni che sono venuti in America e hanno fatto questa esperienza. Altra isola al di fuori dell'isola di Manhattan è Roosevelt Island. Questa può essere raggiunta sia tramite metro oppure con la funivia. Roosevelt Island negli anni è diventata una piccola isola sempre più prestigiosa. Infatti in passato veniva usata come isola dove venivano mandati i malati oppure le persone che avevano dei problemi mentali. Invece oggi Roosevelt Island ospita anche Cornell Tech, che fa parte del Cornell University, che si trova invece upstate New York. L'isola ovviamente prende il nome dal presidente Roosevelt e soprattutto è stato dedicato a lui un monumento che si può trovare alla fine dell'isola. Altra cosa interessante che si può notare da Roosevelt Island è l'edificio delle Nazioni Unite.
Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale qui sotto, a cliccare la tin 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 per ricevere tutte le notifiche per quando metto un nuovo video e a seguirmi su Instagram @IreneChapters. Noi ci vediamo la prossima volta e fino ad allora, ciao! Fate i bravi!